scelto di nome di battaglia un nome complicato, Tormenta, che era il nome che avevo sentito che si erano andati quelli di Varsavia, non so perché, è venuto fuori da lì. Dopodiché mi scappava da ridere, perché io sono nata a Gattinara, studiavo a Borgosiede, abitavo in montagna, mi conoscevano tutti come una daniera, era perfettamente inutile che mi chiamassi Tormenta. Quando poi mi è venuto in mente che era Tormenta, mio marito mi dice: oh, hai scelto il nome giusto, un tormentone come te non l'ho mai trovato. Ho fatto il ginnasio e il liceo, guardalo. Sono andata a Gattinara, i miei genitori insegnavano maestri, insegnavano borgosesia. La mia nonna era maestra, ma era già andata in pensione anche per motivi politici. E poi siamo andati, siamo poi andati in montagna, sia perché mia mamma allora si diceva andare in villeggiatura, no, d'estate, così la gente non era come adesso che vai sempre in giro. Quando andavi al mare, andavi in montagna, per 2 o 3 mesi. E allora, su in montagna, sono soltanto 50 chilometri, ma loro erano tanti. Là era un altro posto, là la mia nonna era la maestra del CISA, questa, quella che era sempre gentile con tutti, quella che al mese di ottobre insegnava i bambini prima che andassero nelle Alpi, così era. Cioè là era la maestra, non era la pericolosa rivoluzionaria madre di un pericolosissimo comunista di uomo che poi è dovuto scappare, che poi era un pezzo grosso a Torino. Uscire la serapina clandestina, no? Il giornale clandestino, allora io lo facevo su, glielo portavo, glielo davo, me lo pagavano, io non dicevo niente, loro non dicevano grazie, niente, non parlavamo, ma io gli ho sempre portato il giornale, loro l'hanno sempre preso. No, no, mi hanno anche, difatti quando mi hanno cercato, che la domenica, mi hanno nascosto in collegio, pensa che allora mettere una ragazza in un collegio maschile è una cosa inconcepibile. Io ho finito il liceo nel 45, io ho finito il liceo nel giugno del 45, siccome era finita la guerra non mi hanno fatto fare l'esame di maturità. Si hanno promosso tutti. E beh, ce ne siamo maritati in un altro modo, né? Avevamo avuto un'altra maturità. Quando è tutto successo il 25 luglio. Noi ci abbiamo messo 3 ore per capire cos'era libertà, che noi non sapevamo cosa fosse. Cresciuti sotto la dittatura, per noi era andata a vivere così, non si parlava mai di politica, non si parlava mai di quello, taci il nemico, ti ascolto, così ci facevano anche caso, eravamo abituati così. Di colpo il 25 luglio è caduto Mussolini, così la gente si è messa a parlare. A me sembrava toccare il cielo con un dito, avevo scoperto cos'era la libertà e mio padre mi diceva: no, guarda, questa qui è una libertà limitata, la libertà è un'altra roba. Ma a me mi andava già benissimo quello lì. Naturalmente la mia generazione, e far conto, era classi 23, 24, 25, 26, queste 4 classi, nessuno, cioè di leva, chiamavamo noi allora, no? La leva, la classe della chiamata all'esercito, anche se la donna non faceva i soldati, insomma. Allora le donne non facevano il soldato, ma queste 4 leve qui, ma scoperto nel luglio cos'era la libertà, al mese di ottobre nessuno di noi aveva voglia di tornare indietro, non era possibile. Non so, abbiamo praticamente, non è neanche che abbiamo cominciato come tanti nel gennaio del 44, quando i fascisti hanno cominciato a chiamare sotto la leva, hanno cominciato a chiamare le nuove classi che andavano a fare in Italia, che poi pochissimi sono andati, che allora poi tanti sono andati a fare il partigiano allora. Ma noi abbiamo già cominciato, noi intendo dire come studenti, a parlare tra di noi, a sentirci così, e quando ho ripreso la scuola abbiamo continuato in pari a parlare, a discutere, a cambiarci i giornali. Ma devo riconoscere che in tutto il liceo di Varallo non ce n'era nessuno fascista, uno solo, che poi è andato via. Il 22 dicembre hanno sparato, sono di su dei fascisti, e allora l'hanno...
suo vagallo c'era Pierino Castelli, qualcuno così anche sotto giù. Capisci, qualcuno aveva un qualche arma, ma le armi dovevano prendere. Tanta gente è scappata su subito in montagna, chiamavano sbandati, tutti quelli che erano tornati, perché l'Italia si è sfasciata, nessuno ha detto a quelli che erano militari cos'è che dovevano fare. Chi ha potuto è tornato a casa sua. Certo, sono stati presi i tedeschi e l'hanno portato in Germania. È stata dura poi. Perché la gente con loro, cioè i ragazzi non volevano andare con loro, anche perché facevano veramente delle cose orribili, ecco. No? Ti dico da quello che hanno fatto lì il 22 dicembre a Borgosese, che hanno preso questi qui, l'hanno torturato tutta la notte e poi l'hanno fucilato in piazza il 22 dicembre. Capisci? Con una roba di quel genere, tutta la Valsesia è passata dall'altra parte. Cioè non c'era nessuno che osasse dire io sono fascista. Non, magari qualcuno lo pensava, ma con quello che hanno fatto, guarda che l'hanno torturato tutta la notte, hanno provato di fucilarli. Dieci. E... io avevo quattro o cinque lì dentro. Più piccolo, Mario Canova, faceva il terzo, quarta media, figurati, 14, 15 anni. Aveva in tasca una canzone partigiana scritta così, fotturato anche lui, ha fucilato in 15 anni, gente. Io credo di essere rimasta un mese senza ridere, non riuscivo neanche più a sorridere, quello me lo ricordo bene. Tutto il mese, il periodo di Natale del 43, e poi l'anno terribile è stato il 44, perché abbiamo avuto di più un anno. Allora sono stata su in montagna fino a subito, la mia nonna, io ho la casa su Rimasco, no? E allora non era rimasta là, allora io sono andata su subito per Natale, quando hanno ammazzato quelli lì, su i miei non si fidavano di lasciarmi venire giù, e poi dopo se non andavo a scuola perdevo la scuola. E allora gliel'ha detto anche il preside della Daniela, e allora nel mese di aprile, di febbraio, marzo sono scesa. Finché ho potuto ho viaggiato fino a Gattinara col treno, poi il treno non c'era più, poi mi sono poi andato in pensione a Vagallo su a Villa Orelli. Ti dico allora. Avevo i genitori che abitavano a Gattinara, insegnavano borgosesia e viaggiavano su e giù. Avevano il permesso tedesco per viaggiare su e giù perché ci voleva il permesso. No? Loro andavano su in bicicletta, su e giù oppure col treno quando c'era. E la nonna invece era in montagna. Io avevo questo vantaggio che è una ragazza, in fondo è una bambina, e qualunque posto dove fossi c'era Vagallo, Valmelle, Gattinara. E soltanto quando andavo da Lagna che ero fuori strada, andavo su Lagna, non avevo scusa per andare di là, ma non mi hanno mai beccato sulla strada di Lagna. No, io non sono mai stato in montagna, facevo tutto. Lì a Vagallo c'era sfollato da Vagallo, da Torino, il professor Cognasso, che era il professore di storia romana all'Università di Torino. E in tempo di guerra c'erano i bombardamenti, erano sfollati tutti, cioè dalle città, fino a se nessuno poteva stare. Se poteva, veniva via e andavano a abitare fuori, si chiamavano gli sfollati. Allora, io ho conosciuto l'Augusto, era Augusta che era la sua sorella, e ci è voluto poco, io già in casa, i fascisti non li potevano soffrire, cioè loro lo stesso, anche se lui era monachico, accanito. È stato ferito, poi dopo è andato giù, è andato da Don Daniele, che era il parroco di Carcofolo. Don Daniele l'ha nascosto lì, e allora quando il Ciro era ferito a Carcofolo, io, che poi era inverno, così, e poi anche l'estate per due volte, perché prima poi dopo si è infettato quella gamba, aveva, oh mamma, col gesso anche. E allora io, con la scusa di andare da Don Daniele a studiare per fare il liceo,
perché allora i preti non gli facevano fare l'esame di liceo, sennò scappavano da preti, andavano a fare, perché una volta la gente, quando non aveva soldi per far studiare i ragazzi, li mandava in seminario, però in seminario non gli facevano fare l'esame di terza liceo, cioè li facevano fare in modo che serviva per fare gli studi da prete, ma non serviva per andare al liceo, per andare all'università. E invece Don Dalmo voleva dare poi gli esami per la laurea anche. Allora io andavo su, gli portavo sui libri che avevo io in modo che potesse studiare. Questo qui poi era una scusa, perché siccome lui contemporaneamente teneva il ciro nascosto in casa, io facevo la staffetta che gli avevo sotto il braccio. Cioè il ciro era il comandante militare della tutta la roba di Moscatelli, no? E allora nessuno sapeva dove era, lo sapevo soltanto io. E che cofano da Don Daniele, ma gli altri non lo sapevano. Allora da me arrivavano tutte le staffette, così le cose, così arrivavano da me. Io scomparivo, il giorno dopo gli dicevo cosa fare, cosa non fare, cosa. E non hanno mai capito che era. Perché io andavo da Don Daniele per studiare, cioè andavo già prima che avessi il ciro. Cioè io con Don Daniele studiavo realmente già prima. Cioè io studiavo con lui, perché lui non aveva i libri, io a scuola. Cioè io facevo il liceo, Don Daniele voleva dare gli esami al liceo, ma non aveva i libri. Allora io gli davo quello che avevo io, cioè facevo la mia scuola attraverso quello che gli dicevo io. Perché ancora i libri costavano anche, tra l'altro. Allora. E così noi due abbiamo continuato a trovarci con i libri, così come la gente sapeva. Senza, devo dirti anche una cosa, senza nessun pettegolezzo, niente, non tanto perché questo vai anche poi tutti i giorni. Io Don Dani avrò avuto più di me 5-6 anni, non tanti di più, però eravamo proprio persone serie, serie anche per la gente, sai, vedere una ragazza che va sempre giù dal prete, no, proprio mai, quello assolutamente. Noi studiavamo così, soltanto che c'era anche il ciro nascosto là. E poi a un certo punto Padre Loio mi ha detto che dovevo tornare giù, perché sennò perdevo l'anno. Sai, perché il fatto che io facessi il partigiano non era con questo che mi comportassi, il fatto che non facevo i compiti in classe, che non dovevo rispondere a scuola. No, io dovevo fare tutto come gli altri, in più fare questo, che il mio preside sapeva quello che facevo. Gli altri no, due professori sì, avevano mangiato la foglia e mi davano una mano. Ma mi davano una mano nel senso di proteggermi, coprirmi quando non c'ero, ma non mi hanno mai fatto uno sconto così, né per quello dovevo studiare. Ma forse del freddo mi fregavo a quell'età, tra maglioni, scarponi, calzettoni, giacca a vento facevano schifo, lasciavano passare l'aria, non c'era più niente che funzionava. Anche la lana, c'era la nostra, un po' di lana. Quello che andava bene era la lana di pecora, che c'era la lana di pecora. Io avevo imparato a filare, filavo la lana, lavoravo a maglia, facevo calzettoni, così con la lana di pecora ci scaldavamo, ma per il resto tutta quella roba sintetica, faceva più freddo a mettere addosso quella roba del tempo di guerra. Si faceva freddo soltanto a metterla addosso, non è che ti riparava dal freddo. Mi ricordo benissimo la prima volta che sono andata a Rimella. Questa sua Rimella avevano fatto saltare il ponte della Gura, che è quel ponte che c'è appena dopo Varallo, dove c'è quello umido, per cui bisogna passare sulla parte vecchia. E sono andata su e conosciuto il ciro, il cino e il ciro, ecco dove l'ho visto, no, il cino, il ciro, ho conosciuto, a Fobello, non erano ancora Ribella, prima Fobello era Ribella, e quando sono arrivata al baraccone, quando sei quasi in cima alla valle, una volta c'era il baraccone qui, da qui andavi a Rimella e di là andavi a Fobello.
E quando sono arrivata lì, c'era il baraccone, si chiamava, che c'era, dove c'era la Madonna delle Comore anche, una chiesa che si chiama la Madonna delle Comore. Adesso non c'è più il baraccone perché hanno allargato la strada, però la Madonna delle Comore c'è ancora la chiesa, rimane un pochino indietro. Allora ero lì e a un certo punto è arrivata una macchina, stranissimo perché macchine non ce n'erano, e io stavo andando su a Fobello, ero su a piedi, e su questa macchina mi hanno fatto salire, e c'era un moscatello, l'ho conosciuto così. Allora le macchine non c'erano perché erano tutti requisiti, ogni tanto ce n'era una, che era quella del chiodo, saggio, c'era questa macchina che veniva tenuta nascosta e tirata fuori quando serviva. E allora comunque sono andata su questa macchina, il cino l'ho conosciuto così. Quando sono arrivata su, c'era il Ciro, su. Allora ho dato a Moscatelli questo biglietto che mi aveva dato l'Augusto da Torino, quello mio amico che lavorava, il figlio del professore universitario che lavorava a Torino, mi aveva dato questo biglietto da portare a Moscatelli. Allora io, era stata la mia prima importante. Io naturalmente non ho letto cosa c'era dentro, però mi ricordo bene che il Cino, quando l'ha letto, mi ha detto: beh, senti, se ti hanno dato da portare questa roba qui, che io non l'avevo letta, io non ho mai guardato niente, perché dicevo, se mi prendono magari riesco a buttarlo via, ma se non so niente non posso parlare. E quello me lo ricordo bene, mi fa: senti Daniela, se ti hanno dato questa roba qui, tu sei una di cui ci si può fidare. Evidentemente è una cosa molto importante, ma io non sapevo quali fossero. E allora poi mi arriva andato giù in macchina, e andando in giù c'è un gruppo di partigiani che mi ha detto: dove vai? Vado in giù, vado dove c'è il ponte della Gula che era saltato, non si poteva passare. Adesso il Cino! E quella autista dice: sì, la manda giù il Cino. Allora mi hanno lasciato passare, sono andato giù in macchina. In macchina, perché il Cino mi aveva mandato giù con questa fusta, l'unica macchina, che c'era, l'unica macchina che girava su per Fobello, mi ha mandato lì, l'ho fatta a piedi. Ecco, pensai poi che sono uscita di là, per fortuna che da qui non vedevano di là, cioè non sono arrivato in macchina fino al ponte, né? Fermato un pochino più in su, poi sono fatto il ponte, sono venuto giù di qui. Poi intanto mi fermavano i fascisti. Ah, sono andata, non capivo un tubo. Sono in vacanza, sono andata in cerca di sciore. Figurati, in cerca di sciore in montagna a 2000 metri al mese di a Pasqua. Neanche. Cosa c'era di bello che i fascisti erano, oltre ad essere perfidi, anche ignoranti. Poi sì, poi dopo sono sempre rimasta giù a Varallo. E allora sempre senza dire niente a nessuno, però no. Andavo da Augusto, prendevo le robe, sapevo a chi darle, a cosa fare, le distribuivo per Varallo, poi andavo qualcuno vicino, andavo a portarle io, oppure mandavo da qualche altro, non so, sì, certe volte c'erano soldi, qualche rivoltella così, non tante, cioè, poi erano pesanti le armi, non capisci, non... Io camminavo sulla strada, le armi passavano, non so, dalla montagna così. Ricordo una volta che ero a Varallo, sei mai stato a Varallo, sì, che c'è, sai che c'è il ponte sul Mastallone, uh-huh. Quello con la roba così, io ero lì in cima, dall'altra parte, quello giù sotto, non qui. Io camminavo su in alto vicino al monumento, non sai che c'è il monumento, e dall'altra parte là, ho visto camminare il fratello di Moscatelli, Renato Moscatelli, con la gamba rigida. Camminando faticosamente con la gamba rigida,
Poi dopo ho capito, mi scappava da lì, gli ho detto niente, non l'ho salutato, naturalmente. C'aveva un fucile messo dentro, capisci? Nei pantaloni. Allora faceva finta di avere male la gamba, c'era la gamba rigida, certo la gamba rigida, c'era un fucile dentro. E quando facevano i lanci, gli americani sì, ma gli inglesi non ti sia, magari ti diamo roba da mangiare, chi se ne frega, lo so che avevamo fatto, soldi, ecco, soldi ne arrivavano abbastanza, ma le armi, poi dopo se sbagliamo sempre, sai, una volta da Alagna sono andati a prendere sotto Novara, né? No, perché poi dopo, ecco, quello che mi ricordo che portavo io, la radio, tutte le sere, Radio Londra, che tutti sentivano, dava, diceva delle parole. Uno mi ricordo che uno, il prezzo verde era per noi, quella lì. Cioè diceva delle frasi così, le diceva tante, tante erano inutili, tante invece erano reali. Ecco, a me davano, quello me lo ricordo bene, a me davano questi, da Torino, mi mandavano l'elenco delle frasi che erano nostre, e io le davo, non le ho mai dette, non le ho mai guardate, però perché no, sempre non mai sapere niente, perché se ti prendono quello che non sai non puoi dirlo. Ecco, però mi ricordo che allora ero tutta contenta, perché sentivo dire da tutti, oh, ma che quelle frasi lì sono frasi stupide, non servono a niente, non... invece io sapevo che non erano stupide, che non servivano. Ma non è mai venuto fuori niente, cito come una tomba. E così tutto il 44, poi l'estate del 44 è stata poi l'estate più bella, perché ci siamo anche liberati per un mese di giugno, è stata tutta libera la Varsesia. Non è stato come l'Ossola, ma sempre 3 o 4 settimane. Mi ricordo che quando andavo su in treno, uscendo dalla ferrovia qui a Grignasco, ecco, ho visto tutti i partigiani là sopra che guardavano giù. Quella me la ricordo proprio come una... E poi dopo sono tornati su e solito a prendere gente, a fucilarli, ammazzarli, torturarli. Quanti amici anche andati così. E poi dopo ho sempre fatto questo sporco lavoro, molto pulito invece, giù vorranno. Con aria indifferente, intanto andavo a scuola con i miei libri, andavo e venivo, andavo a casa di uno, andavo a casa dell'altro, portavo i biglietti, portavo tutto. Avevo un modo di portare i biglietti che era formidabile, me l'ero inventata da sola. Una volta i libri erano attaccati nei... I libri una volta erano tutti, non erano tutti tagliati come adesso, erano attaccati dove, quando li compravi, dove tagliarli. Allora io nei miei libri di scuola tagliavo soltanto fin dove mi serviva, dove non mi tagliava lasciavo dentro qui e mettevo lì dentro i biglietti che non venivano, e anche facendo così non venivano fuori, perché erano chiusi bene, non me l'hanno mai beccati, non gli è mai venuto in mente, perché magari facevano così col libro, capisci? E anche se lo mettevano in piedi non scivolava, il biglietto erano fatto su quella carta velina, la chiamavano, quella carta leggerissima. L'unica cosa erano i soldi, porca miseria. I soldi c'era poco da fare per i miei. Senza mestruazione li mettevano negli assorbenti. Mette sui ripari, soldi dentro. Perché soldi fa. E allora, tra l'altro, c'erano dei biglietti a 1000 grossi così. Con un biglietto da 1000 ci potevi fare un pacchetto. E poi i soldi erano utili, no? Cioè, per pagare la gente, per pagare la. No, perché poi, per esempio, quando andavi facevi il buono, no? Quando andavo a prendere, non so, magari un vitello così per bisogna anche mangiare, no? Io allora gli prendevo il vitello e gli facevo il buono da 10.000 lire magari, erano tante, allora 10.000 lire, cioè era il prezzo giusto. Poi dopo, quando c'erano i soldi, ecco, io portavo i soldi per quella roba lì, poi
quelli che conoscevo, poi conoscevo la lettera, tutti venivano giù, io gli davo i soldi. Man mano che avevo i soldi li davo fuori subito, perché capisci, allora trovarti 1.000 lire era fucilazione immediata. Non era... C'era un fascista a Varallo che non era male. E io andavo sempre in prigione con la scusa che era una studentessa, perché a trovare qualcuno che era in prigione dei nostri, così, no? A Varallo mi lasciavano poi entrare. No? Beh, un giorno uscivo dalla prigione e ho incrociato questo tedesco. E lui, io stavo uscendo. No, io stavo entrando. E lui stava uscendo e mi ha detto, passando vicino, vai via subito. Intanto che io uscivo, arrivava l'aiuto di quel terribile uomo della decima maschera con i fascisti, Borghese, che lo conoscevo bene perché era il suo aiuto. Ecco. Siete che lui lo sapeva che arrivava, se non avesse trovato lì non sapeva. E quello me lo ricordo, che sento tanti complimenti, vai via subito. Con aria indifferente, tic tic, stava arrivando quello lì. Che uno dei... Quando camminavi... Così. Uno dei trucchi per salvarti certe volte, quando vedevi che arrivavano i fascisti, se te la accorgevi che venivano, e i fascisti venivano di qui, no? Io andavo di là, mi giravo e mi mettevo a camminare così davanti a loro, nello stesso senso. Era un modo abbastanza per salvarti, no? Senza scappare naturalmente, senza... Cioè non incrociarli, perché incrociarli diventava pericoloso. Tutti d'accordo, facciamo fuori i fascisti tedeschi e poi ne discutiamo. Sua in valle, dalla parte di Rimella, dalla parte di Rima, c'era una frazione un po' nascosta, Piemorello, non si vedeva tanto. E lì i partigiani avevano fatto una base, stavano tutti lì, quelli che venivano andavano, dovevano andare via. Infatti io andavo sempre a riferire lì, poi andavo a riferire il tiro al carcofago. Mi scappa da ridere, perché pensarci adesso, far conto, né? Carcofago rimasco, non calcolare Balmella era a metà. Carcofago rimasco sono 7 chiamate. E Piemorello erano 3 km e mezzo, 4, per cui facevano 7, 4, 11. E io tutti i giorni facevo Balmelle, Carcofero, Rimasco, Piemorello, Balmelle. Cioè due volte questo pezzo che facevano 25 km a piedi tutti i giorni. Sempre, lo dico qui dentro, come dice, ma come fai a portare 90 anni? Ah, ti do la ricetta, devi fare il partigiano 18. La mia risposta fissa quella, devi fare il partigiano 18. Dunque sono scappata lunedì mattina, perché la domenica mi hanno cercato i fascisti a Varallo. C'è questa strada che parte dalla piazzetta, la piazzetta più bella di Varallo, Piazza Calderini si chiama, quella dove c'è quella bella casa dell'angolo, che gira così. L'angolo, una casa lì nell'angolo del Marino Moscatelli, cioè, gira così, il Contrada del Biu la chiamano, la Sidia abitava là. Il Maurizio usciva da questa casa che rimane, che viene, sei proprio di qui c'è la casa, lì c'è il ponte, no? Usciva di lì, andava di fianco, c'erano quelle strade tutte ciottolate che vanno giù verso il torrente, lui andava lì. Andava di là e poi un gran montanaro si arrampicava sul ponte, dietro il ponte, andava dietro al monumento di notte, era buio, girava davanti al monumento, gli piazzava un manifesto sul monumento davanti, poi tornava a casa di lì e diventavano matti, perché non riuscivano a capire come faceva arrivare quel maledetto monumento così.
L'altro manifesto invece io li davo ai ragazzi del collegio Dadda. Allora, tutto il petto dove adesso c'è il parco era il parco del collegio, era tutto chiuso, c'era un muro che arrivava fino al ponte di Varallo, tutto quel pezzo lì. Allora io gli davo i manifesti e loro, io li portavo a scuola, loro dall'interno andavano di notte fuori al buio, li attaccavano così e una volta l'hanno attaccato e forse erano furibondi perché non poteva passare nessuno di lì. C'era il posto di blocco di qui, c'era il posto di blocco di là, d'accordo? Ma stavano al buio anche loro di notte, non è che avessero le grandi illuminazioni, no? Poi passavano anche gli aerei, li vedevano, buttavano giù le bombe. Trovare quello. Ecco, quella volta lì. Ho detto, oddio, adesso ti beccano, perché nella furia era attaccato al rovescio. Ho detto, adesso no, non hanno capita. L'ha messo giù così, l'ha messo così. Non ci sono arrivate. Io passavo di sopra per metterle giù. Non era così importante, però mettevamo i manifesti. Dicendo che il giorno tale dovevano andare via, dovevano consegnarsi, dovevano, se volevano, gli ultimi giorni. Abbiamo messo fuori tutte le veste che entro il giorno tale i fascisti dovevano consegnarsi, ci fossero consegnati così. Sono arrivata su alla sera, stanca a volte. Sono il solito 25 km a piedi. Mi fermo a Varallo, scappando, passando di lì con mio padre, no? Arrivo fin lì e c'era un commissario politico che è ammalato, malato, non stava bene, era suo ragazzo. Daniele, dico, guarda, te lo conto domani mattina, adesso vado su, al meglio, lasciami andare, sono stanca morta. Vengo giù domani mattina. Al mattino, a un certo punto, gli viene Daniele, mi sveglia. Daniele, sono andati, cosa hai detto? Sì, sono andati via. Sono saltata giù, ho preso lo zaino che non avevo disfatto dalla sera, no? Sono partita con lo zaino sulle spalle, sono andata su, ho tirato fuori la bicicletta, ho gonfiato la gomma, sono andata su, sono arrivata a Varallo, ho mollato la bicicletta dove c'era la fiera, dove adesso c'è l'albergo, lì in cima. Sai, dove una volta c'era Speranza della Fiera Varallo, prima del ponte, adesso c'è quello albergo. Ho mollato lì la bicicletta, tutto lì, mi sono buttata giù per la strada e ho cominciato ad abbracciare tutti. Ci siamo abbracciati tutti, io non so chi fossero, no? Cioè, fatto nient'altro che abbracciare la gente, abbracciare la gente, abbracciare la gente. Poi sono andata giù fino in piazza. Sono arrivati il Cino, sono arrivati il Ciro, anche loro baci e abbracci, il Pierino Rastelli, è andato su sul balcone a fare il discorso a Varallo, perché a poco sì, se l'avevano già fatto. Sono arrivati il Cino, il Ciro, il Pierino era già lì, che Pierino era il mio comandante proprio. Il mio comandante, insomma, no. Sì, io andavo. Quando con la strisciante Musatin, se penso che se allora qualcuno nel 45 mi avesse detto: sai Daniela, tra 80 anni ci sarà gente che farà una guerra di religione, dicevo, ma te vai a Neuvodelira Novara, vai, ma davvero? Ma adesso fa spavento, perché noi avevamo, prima di tutto avevamo la certezza di essere dalla parte giusta, era quello. Nessuno di noi sapeva, come ti ho detto, se sarebbe arrivato vivo la fine, ma sapevamo comunque, avevamo tutti la certezza assoluta che noi avremmo vinto, perché era talmente ignobile quella roba lì. C'era tanto il mio amico Don Daniele, no? Il mio amico parroco. Quando diceva, ma che non c'è il paradiso, è così. E Don Daniele, cosa? E tu dici che quando c'è un fascista e un partigiano morti tutti e due, non c'è più niente, sono uguali. Ah no, eh? Ah no, partigiano, il fascista all'inferno, il partigiano in paradiso. E che sia chiaro. E questo qui proprio mi metteva in crisi. Aveva ragione, c'era l'idea che il partigiano morto, il fascista morto, fosse finito per tutti e due uguali.
L'avevamo vinto perché dentro di noi sapevamo che avevamo ragione, eravamo dalla parte giusta, capisci? Non ce non avevamo dubbi, anche perché con certa gente dall'altra parte, insomma, proprio, no, ti davano tutte le possibilità per essere dalla parte giusta, facevano delle cose talmente, talmente orribili. E quando non erano orribili, erano cretine. C'erano anche quello. Io mi ricordo quando poi, prima ancora l'epoca del fascio, così, il sabato fascista. Dio santo, che rottura di balle, ma non era questione di essere fascista o meno. Ma il sabato pomeriggio bisognava andare nelle scuole, così, a fare il sabato fascista. Ma è una cosa più cuscina, più cretina di quella. Avevamo trovato tutti i modi per non andarci, non mettere le calze nere, mettere... Oh, che disastro, perché proprio, erano proprio imbecilli.